Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, decimo episodio per la nostra videoguida dedicata ad Uncharted, l'eredità perduta. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide presenti e future sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video andremo ad affrontare la prima parte del capitolo 7, l'eredità perduta. Per prima cosa scattiamo una fotografia in quanto oggetto collezionabile. Ci sono degli edifici sul crinale. Successivamente, alla nostra sinistra possiamo notare un percorso fatto di piattaforme ed appigli che porta al varco sulla parete rocciosa alla nostra sinistra. Semplicemente avanziamo e percorriamo tutto il sentiero. Per complicare però la situazione, ad un certo punto appariranno una coppia di cecchini, uno dal balconcino di fronte e uno sul balconcino alla nostra sinistra. Appena inizieremo a sfruttare le varie sporgenze e appigli di queste strutture, sarà importante tenere sempre a mente di avanzare nella maniera più anonima e stealth possibile, con l'obiettivo di raggiungere poi il ramo con l'appiglio e l'eventuale rampino adiacenti alla prossima uscita. Quindi continuiamo sempre ad avanzare sulla sinistra e sfruttiamo i vari appigli di volta in volta per salire e scendere, continuando sempre ad avanzare. Raggiunta questa estremità, utilizziamo il rampino. Abbiamo così raggiunto, senza essere visti, la prossima uscita e quindi il nostro obiettivo. Di qui ci arrampichiamo in alto, abbiamo già visto che ci sono due avversari in basso, prepariamo la pistola silenziata ed eliminiamo la prima guardia di fronte a noi con un colpo in testa. Rimaniamo qui in posizione ed attendiamo anche l'arrivo della seconda guardia. Come avete appena visto, sono riuscito a fare un colpo in testa silenzioso nel mentre il nemico avanzava. Questo tipo di colpo non è affatto semplice da eseguire, per cui ragazzi, se avete dei problemi, prendetevi tutto il tempo che vi serve, aspettate che il nemico si fermi un attimo per poi eseguire il colpo in testa. Altrimenti potete anche avanzare molto in fretta verso la prossima piattaforma, nascondervi dietro un muretto e fargli un attacco furtivo dal basso. Giunti comunque a questo punto esatto, ci sono diversi nemici sulla nostra destra, sia in basso che in alto, una cassa di scorte e un altro nemico sotto di noi. Quindi possiamo anche avanzare da questa parte, rimanere sempre nascosti dal muretto, dal corrimano, e approfittare di un momento di tranquillità per uccidere con attacco furtivo l'avversario con l'elmetto. Così, perlomeno in questa primissima zona, i tre avversari sono stati sconfitti. E giù già vediamo un nemico fermo sul posto, colpo in testa, e un altro che sta scendendo e che forse si è accorto della morte del compagno. Quindi approfittiamo del momento di relativa calma per scassinare il più velocemente possibile questa cassa di scorte, contenente poi un modello diverso di pistola e una carica di C4. Si sono accorti che un compagno è morto e di qui continuiamo ad avanzare sfruttando il più possibile l'approccio stealth. C'è un cadavere! Occhi aperti, gente! D'accordo, sparpagliatevi! Battiamo il primo e facciamo attenzione al secondo. E anche al terzo. In realtà possiamo anche decidere di utilizzare le granate, anzi il C4, per iniziare a eliminare questi avversari. Prova a scappare! Lasciami andare, stronzo! Vediamo come in basso appare purtroppo un nemico pesantemente corazzato. Quindi iniziamo col 5. Innesco ed esplosione. Ed 1. Ancora. Innesco, esplosione e 2. E l'avversario è sconfitto. Passiamo poi ad aggredire il nemico con il lanciamissili, che è pericolosissimo. Eliminiamo di volta in volta tutti gli altri avversari. Possiamo anche passare eventualmente, se preferiamo, alle granate.
e recuperiamo il P90 a terra. C'è anche un lanciamissili, quasi quasi. Perché no? Proviamo a eliminare quello giù in fondo che dà un po' fastidio. Benissimo così. E ripassiamo al P90. Giunti a questo punto cerchiamo anche di sfruttare una posizione migliore, per cui ci spostiamo avanzando un pochettino, rimanendo esterni sulla sinistra e cercando di adocchiare più avversari possibili. Di qui già vediamo un corazzato con tanti soldati, per cui una doppia granata e cerchiamo di eliminarne un bel gruppetto. Non puoi vincere. Quello è rimasto solo e qui ce n'è uno in basso. Calmati. Quello in teoria ci pensa la team, se non la vediamo noi. Prendiamo anche l'altro e ripuliamo tutta l'area nel tentativo di lasciare per l'appunto da solo il corazzato. Nel mentre che sta facendo il giro scendiamo, recuperiamo il minigun del primo e ci apprestiamo ad affrontare il secondo, che è lì in atto. E riuscire ad affrontare da questa distanza un corazzato colpendolo in testa col minigun è tanta tanta roba, anche se non sembra. Ed è così facendo che abbiamo completato anche questa lunga e molto impegnativa sessione di gameplay in quanto sparatoria. In realtà, in questa fase di gameplay potevamo anche sfruttare i vari appigli, rampini e balconati in alto per poterci spostare dalla destra alla sinistra dell'area, così da avere sempre distanza e sempre spazio dai nostri avversari. Comunque, per come la vedo io, la cosa più importante è quello di tenere sempre d'occhio i nostri nemici e cercare di eliminarli nel minor tempo possibile. Fatto il tutto, semplicemente raggiungiamo Nadine ed interagiamo con questa porta in pietra a doppia anta, premendo prima triangolo e poi tre volte quadrato, così da sfondarla. Vediamo dove porta. Seguiamo le rampe di scale che vanno a scendere. Tornati nuovamente all'esterno, facciamo un bel salto in avanti e sfruttiamo la struttura per poterci issare su di essa. Di qui con la pressione del tasto L3 focalizziamo la visuale sulla città e poi continuiamo a proseguire lungo la strada. Quindi ancora un bel salto in avanti. Credevo che Asav rispettasse questo posto. Entriamo all'interno della struttura e di qui già il bracciale emette un suono e si illumina. Quindi sappiamo che qui vicino c'è un tesoro nascosto. Infatti, se giriamo leggermente sulla destra, anche se non si può proseguire, possiamo vedere il brillantino del tesoro nascosto. Quindi facciamo tutto il giro e per andare a recuperare quel collezionabile di qui svoltiamo a destra, facciamo un salto in avanti sotto la piccola cascata e ci appendiamo alla sporgenza. Entriamo dentro il cunicoletto, la stradina, e muovendo per bene la telecamera cerchiamo anche di centrare la raccolta dell'oggetto collezionabile. Eccolo qui. Quest'ultimo corrisponde ad un ornamento nuziale di Lakshmi. Torniamo all'esterno, sempre sul cornicione, e di qui, ruotando anche correttamente la telecamera, tenendo premuto l'analogico sinistro verso destra, ci allunghiamo per poterci ritrovare nuovamente nell'area precedente. Quindi siamo tornati indietro correttamente. Di qui proseguiamo oltre, ci attacchiamo a tutte le varie sporgenze e continuiamo a salire per poter poi ispezionare il volto di questa statua. Immagino sia solo un re Oisin. Quanti furono nell'antico impero? 11. La dinastia ebbe fine con il giovane re. Beh, il suo piano ebbe successo. Salvò la città dai persiani. Terminato il dialogo, continuiamo ancora a salire. Superiamo la prossima cascata e di qui utilizziamo il rampino. Importante in questa fase è prendersi tutto il tempo che serve per orientarsi correttamente verso la prossima destinazione, che è per l'appunto qui in alto. È fatta! Su, andiamo! In questo modo possiamo sfruttare tutto il percorso fatto di appigli e di pareti butterate per poter salire sempre di più e quindi raggiungere l'ingresso della città. Questi scorci sono sempre più spettacolari. E se avessi dubbi sul fatto di trovarti a Belur, ecco qui Shiva. E Nandi. E scommetto che quello è Ganesh, prima che gli appioppassero la testa dalle rampe. Potrebbe anche essere Kartikeya, il primogenito di Shiva,
È il dio indù della guerra. Pare abbiano scelto strade diverse. Salendo questa breve rampa di scale, sentiamo nuovamente il segnale del bracciale. Infatti, qui dietro sulla nostra destra c'è l'ennesimo tesoro nascosto, in questo caso corrispondente ad una campana d'ottone di Hanuman. Tornando invece alla trama principale, notiamo come l'ingresso centrale sia ostruito da alcune macerie, create per l'appunto dalle tante esplosioni provocate da Asav. L'unica cosa che possiamo fare è avanzare sulla sinistra e approfittare di questa piccola finestra per introdurci all'interno della struttura, quindi della città. Qui dentro, Nadine. Da vomito. Superato anche il piccolo passaggio, abbiamo di fronte a noi due soldati. Anziché spararli dalla distanza, semplicemente ci avviciniamo, percorrendo tutto il perimetro dell'area sulla destra. Ed arrivati ad un certo punto, quest'ultimi si allontaneranno per far esplodere l'ennesima carica. In sostanza, ciò che stanno facendo è cercare di impedirci di seguirli, quindi creano tantissimi ostacoli. Inoltre, durante l'avanzamento a questa coppia di soldati, il bracciale ha emesso l'ennesimo suono e ha brillato ancora una volta, come per l'appunto in questo momento. Quindi avanziamo qui sempre sulla destra e, nascosto da rami e vegetazione acquatica, possiamo trovare un altro forziere nascosto. Piccolo tesoro contenente un contenitore per Betel smaltato. Per poter avanzare di qui sarà fondamentale raggiungere il centro della vasca ed, abbassando anche la visuale, possiamo notare un grande varco per poter seguire un percorso subacqueo. Quindi teniamo premuto cerchio per immergerci e poi avanziamo spostando di volta in volta l'inquadratura. Per tornare in superficie teniamo premuto il tasto X. Raggiungiamo questa piccola piattaforma in cemento, là dove c'erano degli uccelli di colore rosso, e girando l'inquadratura alle nostre spalle possiamo vedere che c'è un piccolo percorso, che in realtà è un vicolo cieco, sulla nostra destra, il quale però in realtà contiene un altro forziere nascosto. Eccolo qui. Torniamo a prendere aria e raggiungiamo la grande scalinata sulla nostra destra. Possiamo anche interagire tramite un altro simbolo di macchina fotografica per scattare una foto. E possiamo parlare per l'ennesima volta con Nadine per sbloccare quest'altro collezionabile in quanto conversazione facoltativa. Per cui anche in questo caso, in pochi secondi e in pochi metri, troviamo tanti oggetti collezionabili di tipologie e categorie diverse. Proseguiamo sulla nostra sinistra salendo la lunga rampa di scale e raggiungendo così un'area molto bella, molto grande e ben illuminata, laddove in realtà possiamo interagire con tanti piccoli oggetti, semplicemente per curiosità e per informazioni, niente di che. Sembrano strofe, potrebbero essere poesie. È una biblioteca. Facciamo tutto il giro esaminando i tanti altri oggetti disposti all'interno di piccole camere o comunque sia su degli scaffali, e per poter raccogliere ben due forzieri nascosti in quanto collezionabili, che chiaramente ci verranno indicati dal bracciale rubino della regina. Il primo lo troviamo qui in fondo sulla sinistra, e corrisponde ad un paniere in Shizam intagliato, mentre il secondo lo possiamo trovare qui in basso sulla destra, e corrisponde ad una fiaschetta con pettine d'argento. Cosa abbiamo qui? Sullo scaffale inoltre un altro oggettino che è un piccolo vaso, un piccolo contenitore. Direi che per il momento abbiamo fatto praticamente tutto, per cui possiamo dirigerci al centro della sala, dando così il via alla prossima sequenza filmata. È senza dubbio un altare. Sembra che i re avessero a cuore la loro gente. Non stavano solo proteggendo la zanna. Gli storici l'hanno sempre considerata un simbolo di potere e dominio, ma credo che si sbagliassero. Era un simbolo del loro popolo, della loro cultura. Era un simbolo degli Oisala. E questi cosa sono? Thank you.
qualcosa di grosso davvero. Perché quell'idiota non me l'ha detto? L'hai detto anche tu. Voleva tenerti al sicuro. Non posso lasciare che Asav trovi quella zanna. No. Non possiamo. Grazie. Ringraziami una volta uscite vive. Hai ragione. Non scordare Ganesh. Oh. Fortuna che ce l'ho. Ed è così che si apre il passaggio di fronte a noi, per cui non ci resta altro che percorrerlo in tutta la sua lunghezza e raggiungere la prossima area. Di qua. Area peraltro piuttosto vasta, il cui termine combacia a quella grande vasca e piscina che in realtà abbiamo di fronte e che dovremo raggiungere in qualche modo. Inizialmente però scattiamo una bella fotografia qui all'inizio, così da ampliare ancora di più la nostra collezione di collezionabili. Scusate il pessimo gioco di parole. E poi ci buttiamo di sotto con un bel tuffo. Di qui prima ad avanzare, giriamo la telecamera alle nostre spalle e andiamo sott'acqua, così da poter raggiungere e recuperare il prossimo tesoro nascosto. Torniamo in superficie tenendo premuto X. E il collezionabile in questo caso corrisponde ad un incensiere di bronzo del Deccan. Per andare avanti semplicemente raggiungiamo il fondo di quest'area e poi ci immergiamo nuovamente premendo cerchio ed interagiamo con triangolo presso queste radici degli alberi, che per l'appunto danno fastidio nel cercare di avanzare in questo percorso subacqueo. Quindi premiamo più volte il tasto triangolo, cerchiamo di essere molto veloci anche perché la nostra riserva d'ossigeno non è infinita. Continuiamo ad avanzare e appena all'esterno di questa... di questo piccolo cunicolo, di questo stretto passaggio, torniamo in superficie per prendere aria. Arriviamo fino giù in fondo, così da tornare a toccare con i piedi la terraferma, e al fondo di questa zona troviamo un altro tesoro nascosto, in questo caso corrispondente ad una clessidra Shatavahana. Torniamo sui nostri passi, avanziamo sulla destra ed approfittiamo di tutti gli appigli di fronte a noi per raggiungere poi la cima di queste rocce, di queste piattaforme, e quindi l'area lì di fronte. Di qui possiamo anche passare sulla destra, qua si abbassa in automatico, possiamo rientrare da lì. E possiamo vedere già di fronte che c'è ancora un percorso che continua, insomma, tra appigli, pareti butterate, eccetera, eccetera. Quindi arriviamo su in cima, giriamo sulla nostra destra e poi facciamo un bel salto in avanti. Purtroppo l'appiglio va a distruggersi, quindi riprendiamo dal basso, ci si arrampica, ancora parete butterata e poi sulla sinistra seguendo Nadine. Di qui possiamo scattare un'altra fotografia. Nel mentre però, siccome la nostra amica e compagna di viaggio è alquanto simpatica, decide di farci un piccolo scherzetto. E quindi dobbiamo rifarci tutta la strada da capo. Questa volta vi mostro l'altro percorso sulla sinistra. Col quale possiamo comunque raggiungere la nostra prossima destinazione. Ed anche questa è fatta. Quindi entriamo all'interno dell'edificio, seguiamo sempre il percorso anche se c'è poca luce. Quindi nello stretto varco ci facciamo piccoli piccoli, continuiamo ad avanzare ed uscendo ci troviamo di fronte il faccione gigante di questa statua. Complimenti, bellissima città. Alla fine di questo percorso ci troviamo nella stessa area precedente, però non più da quell'uscita ma da quest'altra parte, avendo così l'opportunità di interagire con il rampino presso quel ramo di fronte a noi e quindi arrivare infine alla grande vasca, alla grande piscina in fondo alla schermata. Possiamo dondolarci ora. Per cui L1,
ci dondoliamo e ci appendiamo a questa estremità. Benissimo così. In prossimità di questa grande vasca, grande piscina, al centro possiamo scattare l'ennesima fotografia come oggetto collezionabile e, se non ricordo male, in fondo a sinistra dovremo riuscire a trovare anche un altro tesoro nascosto. Corrispondente in questo caso al candeliere grifone Kalukia. Raccolto anche quest'ultimo collezionabile, arriviamo in centro alla piscina, alla grande vasca, e sotto la statua, se ci immergiamo, possiamo trovare un altro passaggio che chiaramente andiamo a sfruttare. Completiamo tutta la sessione subacquea e appena possibile torniamo a prendere aria, sfruttando questa zona, peraltro piuttosto anonima, che serve per l'appunto come punto di ristoro, come piccola pausa per prendere fiato. Giriamo la telecamera sulla nostra destra e continuiamo con l'avanzamento subacqueo. Ok, con molta calma. Oh. Cosa? Ho l'acqua nelle orecchie. Lo odio. Quanto vorrei un asciugamano. Dio mio. Hai visto che roba? Raggiungiamo così un'area molto ampia al cui centro possiamo notare la statua di Shiva. Tu le hai. Che accidenti è questo posto? Una sala del trono? O magari il nascondiglio di una splendida zanna? Speriamo. Avendo come punto di riferimento di fronte a noi la statua, giriamo la telecamera sulla nostra sinistra, quasi alle nostre spalle, così da raggiungere un'area sott'acqua dove potremo raccogliere un oggetto collezionabile, ma prima di far questo alle nostre spalle possiamo interagire con il simbolo della macchina fotografica per scattare una foto. Quindi intanto la foto l'abbiamo fatta, di qui andiamo a sinistra, sempre avanti, e poi sott'acqua. Laddove per l'appunto il bracciale rubino della regina si va ad illuminare mettendo un suono, e dove potremo raccogliere un altro forziere nascosto. Torniamo in superficie ed esaminiamo l'oggetto, che in questo caso corrisponde a fiaschetta a medaglione di bronzo. Come ultimo passaggio torniamo di fronte alla statua di Shiva, così da poter raccogliere gli ultimi due forzieri nascosti per questo episodio. Il primo si trova proprio sotto la statua, qui in fondo, e corrisponde ad un pugnale Bikwa, mentre l'ultimo si trova sulla destra, sempre in fondo a questo sentiero che peraltro è un vicolo cieco. Da qui non si sale! E che corrisponde a bottiglia di giadite. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il decimo episodio e prima parte del capitolo 7 di Uncharted dell'eredità perduta è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per tutto il tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!